Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Io sono corsa ad accompagnare i bambini già e stamattina è andato anche Gabriele e quindi sarà strano non averlo, ma sono contenta per lui. Adesso iniziamo a fare i lavori. Thank you.
Vedete una bellissima pia che si è svegliata e qui invece della verdura che mi sono fatta portare a casa, ovviamente, perché vista la situazione io, a parte il fatto che ho i ragazzi a casa, non voglio assolutamente andare in giro con Pia, visto che lei non può tenere la mascherina. Di conseguenza mi faccio portare la verdura a casa. Il resto della spesa lo vedo difficile perché qua purtroppo non c'è nessuno. Non staccare le robe dalla verdura, tu. Non c'è nessuno che porta la spesa fino a casa. Quindi mi devo arrangiare in un'altra maniera. Perciò, per quanto riguarda la spesa, diciamo, a lunga conservazione continuerò a farla all'Eurospin, anche perché ci sarebbe un posto che cioè che me la manda fino a casa, però diciamo che non si trova proprio tutto tutto e poi i prezzi non sono proprio proprio come quelli che ci sono nel supermercato, nel discount, e soprattutto la cosa diciamo peggiore di questa è che, cioè, preferisco lasciare questo servizio magari a chi proprio non si può muovere perché magari sta male in questo momento. Io invece per fortuna sto bene e quindi se voglio muovermi per andare fino all'Eurospin a fare la spesa lo posso fare. Infatti adesso preparerò poi se magari non, ecco, se magari non mi stacchi tutto. Fai un favore. Stavo dicendo una lista della spesa. Facciamo, ma no, ma l'hai strappato tutto. Praticamente vorrei fare un se non la smette di far cose, finisco di parlare. La lista, il menu settimanale per 2 settimane. E quindi andare all'Eurospin e prendere tutta la roba non fresca, cioè anche fresca che va nel frigo, tipo magari formaggio se serve, quelle cose lì, ma frutta e verdura lasciarle da parte e farmele portare fresche, appunto. Tanto comunque una verdura o l'altra, a meno che non è una pasta con i broccoli, che quindi se non hai il broccolo non la puoi fare, le verdure si possono scambiare. Cioè se oggi ho segnato i finocchi, ma non me li hanno ancora portati e ho i broccoli, e vabbè, faccio i broccoli, amen. Certo che se voglio fare la pasta con i broccoli e non ho i broccoli, posso fare la pasta con i finocchi, però non ho la pasta con i broccoli. Comunque, qui c'è la verdura che ho preso da una ragazza che conosco con cui andavo agli scout, che si chiama Elisa. E invece qui ho preso la frutta e la verdura che loro non avevano da Olimpia, che è una signora che me l'ha portata anche l'anno scorso, cioè nell'altro lockdown, e che appunto lei invece ha un frutto e verdura insieme al marito
E quindi gliel'ho ordinata stamattina, me l'hanno portata subito, quindi top, come dicono tutti, top, top. Però adesso poi, siccome sul tavolo adesso ho ancora la roba, sto finendo di stirare, appena ho finito la metto tutta sul tavolo e vi faccio vedere quello che Come ho potete preso. vedere, c'è la roba che ho stirato, ma ne ho ancora un pochettina per finire l'acqua del ferro, perciò stiro e appena ho finito vi faccio vedere poi la roba. No! Si morde dentro la patata. Ok, allora qui c'è cipolle, sono gigantesche queste cipolle, finocchi, poi un cavolo, un broccolo, patate e qui insalata. Quindi queste cose qua ho preso. Ah, qua sotto c'è un altro finocchio. E adesso vi faccio vedere invece quello che ho preso da Ok, Olimpia. quindi Siamo adesso invece da Olimpia, è il nome della signora Olimpia. E ho preso delle erbette, poi un cavolo romanesco, un cavolfiore, 2 chili di questi peperoni verdi piccoli che lei mi ha detto che sono dolci, quindi li proviamo. Delle zucchine chiare. E poi passiamo alla frutta, ci sono mele rosse, pere, non so se sono abate o Kaiser, mele Melinda, lo so perché c'è scritto sopra, qui altre pere, quindi non lo so, e poi le clementine. Quindi ho preso anche un pochettino di frutta perché non ce n'era più a parte 2 mele che sono lì. E quindi ho preso anche le pere, così ho fatto felice Gabriele. Poi un pochettino di verdura, così là ho preso di un tipo, qua ne ho presa di un'altra. E per qualche giorno siamo a posto. Poi, tanto domenica andrò all'Eurospin e vado a prendere. Purtroppo non riesco ad andare prima, perché dovendo andare da sola, di conseguenza devo capire bene quando andarla a fare. Preferirei andarla a fare la domenica mattina. Perché così almeno è giorno, perché poi bisogna scaricare tutto, portare su tutto ed essere di nuovo in questa situazione vorrei farla almeno per 2 settimane, quindi devo capire bene come muovermi. Comunque qui c'è quello che ho preso, il cavolfiore è stupendo e niente, adesso dobbiamo solamente capire cosa farci, a parte con la frutta che so cosa farci, con la verdura. Qui si colora, si disegna, vero? Bigallina! Diglielo un po', cosa mangiamo stasera per cena? Le uova! Brava! E insieme abbiamo fatto le patate qui e poi vado a pulire un'insalata. Così semplice, poi ci sono delle melanzane in barattolo, mi prude qui. E niente, quindi adesso ci mettiamo a tavola e ci vediamo dopo.
Allora, mentre sono nel letto, vi faccio vedere anche quello che faccio di solito alla sera. Di giorno è difficile, perché in genere quando tipo magari mi metto ad allattare Pia, edito i video o comunque li monto, metto assieme le clip. Oppure magari guardo video delle youtuber che seguo e quindi è difficile che magari lo faccio, se no alla sera gioco a questo gioco che si chiama My Cafe. Praticamente io sono la padrona di questa caffetteria che è diventata veramente gigante. Questi qua con la maglione rosso sono i miei dipendenti del bar, che per un bar così grande, oh, scusate mio sonno, per un bar così grande secondo me 4 sono pochi. Comunque qua ci sono tutte le macchine mio vicino, qui dove vedete sto cliccando sulle macchine in modo che si ricaricano. Qui ci sono tutte le macchine a partire dal tè, quella del cappuccino, del caffè latte, del caffè normale, del caffè americano, della cioccolata calda. Poi ci sono i vari, scusate, ho sbagliato, i vari, come si chiamano? Sciroppi, c'è caramello, vaniglia, c'è la panna, lo sciroppo al cioccolato, la granatina. E poi hanno messo queste nuove cose che sono limonata e punch qua, e poi qua davanti ho il distributore delle arance. Qui ho il distributore delle arance e delle ciliegie. Vabbè, me la spiego un altro giorno perché adesso abbiamo deciso che devo fare un casino. Comunque poi vi racconterò tutte le cose che basta, si possono fare e niente. Volevo solamente farvi vedere quello che faccio, non neanche tutte le sere, però certe volte alla sera, prima di addormentarmi, gioco a questo giochino. Io adesso vi saluto, che mi metto a parlare con Pia. Vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui. Vi ringrazio e do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti. E niente, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! One, two, three, come on!